E buongiorno ragazzi e benvenuti su Spaghetti Magic. Oggi non voglio farvi perdere tempo, ho già detto tutto nell'intro dell'altro video sul canale di K52. Li ringrazio ancora una volta per avermi dato la possibilità di fare questa collaborazione, per aiutarmi con tutte quante le traduzioni. E niente, guardiamoci subito la performance di Jobby. Ponernos para que nos despidamos con magia también. Un esempio a fare un gioco. Bene, mi emoziona un po' fare una magia per te, Juan, e per tutti coloro che ci guardano. Bene, questo è divertente perché. Un pochito di musica. Muchas gracias. Vamos a volver a nuestra. Torniamo alla nostra giovinezza. E come lo facciamo con il mazzo? Perché il mazzo possiede una cosa molto particolare che è la macchina del tempo. E con la macchina del tempo viaggiamo indietro. La macchina del tempo la tengo sempre qui, Juan, guarda. Cos'è questo? L'asso di picche. E già si può notare che possiede un disegno molto complesso perché nasconde il congegno della macchina del tempo. Quindi quello che facciamo molto chiaramente, molto lentamente, con la punta delle dita la mettiamo più o meno così e ci ricordiamo questa configurazione. E ora la disperdiamo. E ci immaginiamo che stia passando del tempo. Quanto? 8 ore, 16 ore, 24 ore. È passato un giorno. Però in avanti o indietro? In avanti, passa, passa. E ora guarda, ripetiamo le stesse azioni con la prossima carta, che in questo caso è il 4 di cuori. E ripetiamo, mettendo il 4 di cuori come prima con l'asso. E ora, guarda, è la ruota del tempo. Andiamo a fermare il tempo. E ritorniamo. Ritorniamo 4, 8, 16, 24 ore. E ti ricordi cosa c'era qui 24 ore fa? L'asso di picche. E sulla cima del mazzo, chiaramente, c'è il 4 di cuori che sta aspettando il suo turno. Però Juan... Juan, vorrei aggiungere una cosa, che è anche la parte migliore del gioco, ed è il fatto che adesso tu, io e tutti coloro che ci hanno guardato, ora siamo 24 ore più giovani. Ok, grazie mille per aver visto il video, grazie, grazie, grazie. Lo sappiamo, era una routine un po' breve, un po' semplice, ma era molto interessante comunque per alcuni suoi punti di vista. Detto questo, io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, potete andare a vedere il video di K52 qui. Clicca sul video di K52, clicca sul video di K52, ok, bravissimo. E niente, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Ciao! E ora guarda, ripetiamo le stesse azioni con la prossima carta, che in questo caso è il 4 di cuori. E ripetiamo, mettendo il 4 di cuori come prima con l'asso. No, 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 no. Roberto Jobby! No, questa no. Woo! L'ho finito, l'ho finito.